La stagione regolare per il campionato di seconda categoria D si è conclusa la settimana scorsa ed ora si passa a segnare definitivamente i primi verdetti in chiave play-out. Mele e Olimpia, dopo essersi confrontati appunto nell'ultima giornata, vittoria dei padroni di casa per 1-0, rinnovano la sfida. Questa volta la posta in palio però è molto più alta. La salvezza diretta viene assegnata in caso di vittoria nel match odierno, mentre in caso di parità, in virtù del miglior piazzamento in classifica, il Mele conquisterebbe la permanenza in categoria. Al quinto minuto prima ghiotta opportunità offensiva per l'Olimpia. Il difensore del Mele, Parodi, non è perfetto nell'alleggerimento. Ne approfitta Cherubini che si invola verso la porta difesa da Camisasca. Conclusione non precisa e sfera che termina a lato. Al tredicesimo replica del Mele. Buonopane sulla destra tenta di servire Valente a centro aria. Decisivo l'intervento in anticipo di Calero. Al trentesimo l'arbitro Savoldelli ravvede l'intervento falloso in area di rigore di Casella del Mele ai danni di Bolledro. Cartellino giallo per Casella e assegnazione del penalty per gli ospiti. Si incarica della battuta Cherubini, che deposita in rete la sfera per il vantaggio dell'Olimpia. Sei minuti più tardi i padroni di casa pervengono al pareggio. Calcio piazzato di Bozzolo dalla sinistra, che pesca ottimamente la testa di Ventura. Precisa la girata a rete e risultato nuovamente riportato sui binari della parità. Si passa alla ripresa e già al settimo i padroni di casa portano il risultato a loro favore. Protagonista assoluto Bozzolo, che recupera palla a centrocampo e da fuori aria scocca il bolide che colpisce prima il palo interno e a seguire si insacca nella rete avversaria. Grande esplosione di gioia per Bozzolo e per la nutrita tifoseria del Mele. Al diciottesimo i padroni di casa potrebbero addirittura triplicare, ma Buonopane non riesce per un non nulla a sfruttare in tuffo di testa il cross di Bozzolo. Alla mezz'ora gli ospiti, con questo tentativo di rovesciata di Baggetta, tentano la sortita, ma è un nulla di fatto. 37esimo, ancora Mele in avanti con Bozzolo. La sua girata a rete da fuori aria viene sventata con non poche difficoltà dall'estremo ospite Gatto, determinante la sua deviazione in corner. A tempo ormai scaduto, il Mele resta in 10, allontanato dal terreno di gioco Tonello per doppia ammonizione. Giunti al terzo minuto di recupero, la doccia fredda per i padroni di casa. Batti e ribatti in area del Mele, che Rubini indirizza verso la rete e Ventura, nel tentativo di liberare, insacca di testa nella propria rete. Parità ristabilita, 2-2. Il tempo regolamentare finisce e si deve passare ai tempi supplementari. Il primo di questi non propone nulla di interessante per la cronaca, mentre nel secondo vanno citati la punizione all'ottavo di Cherubini per l'Olimpia e l'occasionissima al dodicesimo per il Mele, che non viene adeguatamente sfruttata da Buonopane. Finiscono anche i tempi supplementari, ma il risultato non cambia. Il 2-2 permette al Mele di conquistare la permanenza in seconda categoria. L'Olimpia invece si dovrà giocare il play-out a salvezza contro il Savignone.